Qua. Buongiorno a tutti, buongiorno, buongiorno, benvenuti, grazie, grazie mille, benvenuti, benvenuti a Milano Allora, eh, andiamo avanti con la nostra storia, no? ci siamo visti a novembre, ve lo ricordate, eravamo a Venaria eh, C'era anche Jean-Pierre, c'era Luca Fuso, il CEO di Cassina, c'era tutta la squadra Lancia eh, Siamo sempre insieme, oggi sono tutti seduti lì sul divano, ragazzi e ragazze, buongiorno Uh, vi ricordate, a Venaria uh, abbiamo un po' giocato. No? Abbiamo risposto a tante vostre domande e ci siamo lasciati con una promessa. Avevo detto prossimo passo: Design Week, aprile a Milano. Eh? Promessa mantenuta. Eccoci qui. Da novembre poi sono successe altre cose. Il nostro piano è andato ancora avanti. Eh, tante cose sono successe. Abbiamo qualche novità da raccontarvi. Però direi che. Prima di andare avanti vorrei rivedere insieme a voi e rivivere insieme a voi tutto quello che abbiamo fatto dall'inizio della nostra storia. Vediamo. Allora, quante cose abbiamo fatto, eh? Ci siamo visti tante volte. Un percorso davvero fatto eh, insieme, insieme a tanti di voi. Tanti hanno partecipato con grande entusiasmo, molti hanno partecipato con passione, qualcuno ha partecipato con affetto, con amicizia. Eh, chi l'avrebbe detto due anni fa? Eh? Dicevo, a novembre abbiamo presentato il nostro nuovo logo, abbiamo presentato la nostra visione di design, Lancia Pura, e la scultura tridimensionale che abbiamo chiamato Lancia pura zero, dicevo. Poi, in questi mesi sono successe altre cose, cose importanti. Che, come al, voglio, come al solito, voglio, voglio un po' raccontarvi. Allora, primo, qualità e immagine abbiamo lanciato la nostra nuova corporate identity. L'avete vista nel video. Qualcuno ha visitato la nostra concessionaria di, di Milano. Il nostro progetto pilota, da lì, siamo partiti perché vogliamo rinnovare tutte le concessionarie italiane. Eh? Siamo per iniziare i lavori già in molti showroom, in molte città, Torino, Alessandria, Milano, Treviso, Roma, eh, in tutte le città italiane. Le prime 30 concessionarie saranno pronte entro fine giugno di quest'anno, 100 entro dicembre, tutta la rete dovrà essere pronta entro il primo trimestre del 2024, no? per il grande momento, quello che tutti aspettiamo, il lancio della nuova Y. Quindi primo qualità, secondo eh, piano fuori dall'Italia, anche qui andiamo veloci, eh? Eh, continua il nostro piano di sviluppo in Europa, come sapete ci vogliamo concentrare all'inizio solo su alcuni mercati, quindi Germania, Francia, Spagna, Olanda, Belgio, abbiamo deciso di aggiungere il Portogallo, quindi sono sei mercati, facciamo bene le cose su questi sei mercati, abbiamo nominato i nostri country manager, abbiamo firmato i primi 30 contratti fuori dall'Italia. Pensiamo di avere 70 nuovi concessionari in 70 grandi città europee entro la prima metà del 2024, eh, per portare la Y subito eh, dopo l'Italia eh, anche nei mercati europei. Eh, come abbiamo già detto, non vogliamo tanti concessionari, non li vogliamo molto grandi, ma li vogliamo nelle, eh, nelle aree giuste, con grande passione e a contatto con i nostri clienti. Quindi, primo, qualità. Secondo piano fuori dall'Italia. Terzo, centralità del cliente. Eh, questo è uno degli asset più importanti nel piano strategico di Stellantis, Day Forward. Allora, a gennaio del 2024 eh, Lancia entrerà nel New Retailer Model eh, insieme ad Alfa Romeo e DS, eh, quindi Premium Cluster, tutti insieme. Eh, il Retailer Model è il nuovo modello distributivo sostenibile che Stellantis ha, sta costruendo, anzi direi ha costruito insieme alle associazioni dei concessionari europei, che peraltro hanno appena rilasciato una parere ufficiale favorevole su quello che stiamo facendo insieme. A luglio parte eh, la fase pilota eh, del retailer model in Olanda, Austria, Belgio, Lussemburgo, poi pian piano tutto il resto d'Europa progressivamente. Eh, per quanto ci riguarda, in lancia, questo è importante, ma è anche importante l'attenzione al mondo digitale, Uh, lo abbiamo già detto tante volte, abbiamo infatti un nuovo profilo uh, lancia su LinkedIn, nuove pagine Facebook e Instagram. Stiamo per lanciare un nuovo sito completamente rinnovato. Uh, pensiamo al futuro, ma anche è importante il presente. Pensate che già oggi, quindi nel primo trimestre del 2023, le vendite online sono cresciute fino a raggiungere il 15% del totale dei nostri volumi. Ecco, quindi il 15% dei nostri volumi. Nelle nostre vendite iniziano eh, sul divano, sulla poltrona, in ufficio, a casa, eh, online. Molto interessante questo. Quarto punto. Eh, come avete visto nel video prima, eh, a febbraio c'è stato il primo dealer meeting della nuova lancia. Abbiamo incontrato tutti i nostri concessionari. Questo è molto importante. Sono i nostri partner. Eh, prima quelli italiani e dopo qualche giorno eh, tutti gli altri concessionari europei, quelli che stanno firmando i contratti. Uh, abbiamo presentato i nostri piani, abbiamo presentato le nostre vetture, tutte e tre. Le abbiamo fatte vedere, tutte e tre. Sono piaciute molto uh, e questo ci conforta perché eh, ci dà un'ennesima dimostrazione, un'ennesima conferma che siamo eh, sulla, sulla strada giusta. Ultimo punto: uh, un aggiornamento sul piano prodotto. Uh, allora, uh, nuova Y, la nuova Y è finita, è bellissima, è praticamente pronta per il lancio un po' più grande, 4 metri, ibrida ed elettrica, eh, direi che si rivolge a un pubblico un po' più trasversale, è sicuramente una vettura più europea, più moderna e arriverà ad inizio del 2024. Poi nel 2025 ci sarà anche... Una versione HF, eh, questo non lo sapevate, quindi una YHF. L'anno dopo, nel 2025, è una vettura più larga, 4 cm più larga, quindi si vede, è eh, importante. Più bassa, 240 cavalli, quindi più sportiva. Una grande accelerazione. Una vettura per gli appassionati, tra voi ce n'è tanti, lo so, ma non solo. Eh. Questo è nuovo, non lo sapevate. Uh, poi la seconda vettura, nel 2026, eh, l'Amiraglia, l'Amiraglia è davvero a buon punto. Allora la medaglia si chiamerà gamma, eh? quindi la seconda vettura si chiamerà gamma perché è la vettura che più di tutti nella nostra storia ci ricorda il design uh, di, di, che, 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 su cui stiamo lavorando, è una vettura importante, sono quasi, quasi 4 metri e è una vettura solo elettrica, direi che è uno splendido sportback, molto elegante, molto innovativo, uh, pura e radicale fuori bellissima dentro, sarà davvero un po' come sentirsi a casa, eh? Eh, Il mercato Italia sarà importante, ma su questa vettura cominceranno a essere importanti anche i mercati fuori dall'Italia, quindi 50% dei volumi in Italia, 50% dei volumi all'estero. Questa eh, è la nostra previsione. Y gamma, abbiamo fatto vedere anche la delta, ma su questo è piaciuta molto, è piaciuta moltissimo, ma eh, su questo vi chiederei, care signore e cari signori di aspettare un po', abbiamo tempo per lavorare. Arriverà nel 2028. Quindi Y, Gamma e Delta. Eh? Perché in lancia amiamo la nostra storia. Eh, amiamo la storia dell'alfabeto greco eh? che ha caratterizzato, voi lo sapete, ci sono tanti appassionati tra di voi: ha caratterizzato alcune delle più belle vetture del nostro passato. Insomma, quante cose sono successe? Eh? Chi l'avrebbe mai detto due anni fa? Ma non guardiamo indietro, guardiamo avanti. Allora, perché siamo qui oggi? Eh, perché oggi iniziamo insieme una nuova tappa del nostro percorso. Iniziamo dalla Design Week di Milano eh, e dal Museo della Scienza e della Tecnologia. Bellissimo. Iniziamo da qui perché la nostra storia, perché la storia che oggi vi voglio raccontare comincia dai due valori fondamentali del nostro marchio. Innovazione. E timeless design due valori che ci fanno viaggiare nel tempo vediamo it seems like yesterday when our elegance seduced the streets when we shone for creativity innovation and timeless design inspired by the same vision of a man who left his name for us we are ready to create audacious forms for a new sustainable mobility era Catapulting you in a future of well-being. Innovation guides us towards pure and radical lines. A new idea of cars, a cocooning space to live, immersed in light, air, and sound. It's the future of well-being, where technology is more human, intuitive, and effortless. We embrace an eco-conscious lifestyle. all-round rispettoso, sempre con il nostro stile iconico, l'eleganza italiana e un tocco di ecletticismo. We are back. Il viaggio indietro nel tempo, eh? indietro in più di un secolo di storia, è eh? una bellissima storia italiana, una storia fatta di valori forti. Da un lato innovazione e tecnologia. Guardate, eh, guardate l'impressionante record di primati che Lancia ha portato sul mercato dell'industria automobilistica in tanti anni. È incredibile. Dall'altro, eh, auto bellissime, eh, dal design senza tempo, un gusto per l'eleganza unico, un gusto decisamente tutto italiano. Allora, che dire, pensate che fortuna, no? Pensate che fortuna avere tra le mani oggi un marchio che è credibile e famoso in tutto il mondo per essere sinonimo proprio. Di innovazione e di belle auto italiane. Eh, questa è la nostra fortuna, questo è il nostro patrimonio. Quindi, la storia che vi racconto oggi riparte proprio dai nostri valori. Eh. Oggi, come dire, innovazione e design si incontrano ancora, eh. si incontrano per dare vita al nostro modo di concepire e vivere l'automobile, che è un modo più accogliente, un modo più sostenibile. Oggi innovazione e design si incontrano, ma eh, si incontrano ancora per interpretare la tecnologia in un modo più semplice, in un modo più umano. Oggi innovazione e design si incontrano, signore e signori, per creare il futuro. Allora, volevate sapere come saranno le nuove Lancia? Signore e signori, seguitemi, le nuove Lancia saranno così. Imagine un nuovo giorno per la Imagine it being eclectic and to always feel welcome. Imagine experiencing progressive design and rediscovering classic architecture. Imagine holding sound, air, and light. Imagine merging effortless technology and years of tradition. Imagine expanding your perception and giving voice to your needs of today. Signore e signori, ecco a voi Lancia Pura HPE. Questo è il manifesto del marchio Lancia per i prossimi dieci anni. È bella, no? Facciamo un altro applauso, dai. dai. che bella, eh. È un manifesto di design, si vede, è un manifesto anche di innovazione, è un manifesto di tecnologia, è un manifesto di elettrificazione. È la prima vettura della nuova era di Lancia. È bellissima, è una compatta a quattro posti, tetto basso, 100% elettrica. È pura perché è elegante e allo stesso tempo radicale. È muscolosa e HPE, HPE per gli appassionati, perché siamo molto legati al nostro passato, signori. Perché siamo legati al nostro passato anche se guardiamo al futuro in modo molto ambizioso. Quindi, da High Performance States. A high performance electric o ecosostenibile, ma anche emozionante, e direi evoluta. Allora, anche un grande ringraziamento a Fred e Gianni, i due designer che hanno concepito insieme a tutto il team e al team di prodotto eh, questa splendida vettura. Grazie, Fred e Gianni. Allora, eh, Adesso diventa tutto pian piano più chiaro, no? da Lancia Pura Zero che abbiamo presentato a novembre a Lancia Pura HPE, che presentiamo oggi. Come vedete il nostro percorso di design è un percorso molto coerente, molto eh, consistente e così noi vogliamo le vetture che arriveranno eh, a partire dalla nuova Y. Quindi vogliamo un disegno, un design puro, radicale, eh, che unisce il passato, il nostro passato, al presente, al futuro del nostro marchio. Uh, un ambiente accogliente eh, nel quale sarà un po' come sentirsi a casa, dove l'innovazione è sostenibile, dove la guida è a missioni zero e la tecnologia si utilizza, direi, in modo molto semplice, molto intuitivo, perché deve essere sviluppata attorno alle nostre esigenze reali, no? alle esigenze eh, quotidiane. Allora, uh, un momento importante, direi che per andare avanti nei contenuti del nostro concept, Uh, vorrei introdurre alcune persone che sono state fondamentali per la uh, definizione e la realizzazione del nostro piano strategico e sono anche i protagonisti dello sviluppo uh, di Lancia Pura HPE, eh, questa splendida vettura. Allora direi cominciamo con il design e quindi con Jean-Pierre Plouet, capo uh, del design Stellantis e capo del design di Lancia. Vieni Jean-Pierre. Eh? Grazie Jean-Pierre. Grazie a te. Grazie Gianni. Allora, Design Giampiero, ovviamente continuiamo con la sostenibilità. Eh, importante grazie al contributo di Rossella Guasco, che è il nostro Vice President Color e Material Design. Rossella, grazie per essere qui. Grazie grande appassionata di Lancia, grande tifosa e appassionata di Lancia. Uh, per, parlare di terni, per parlare di interni accoglienti come in una bellissima casa italiana, chi meglio uh, di Luca Fuso, uh, Chief Executive Officer di Cassina. Luca, sempre un piacere. Benvenuto. Grazie a me, grazie. E infine uh, i pilastri di innovazione ed elettrificazione. Quindi ho il grande onore, il grande piacere di invitare Ned Kuric. Stellantis Chief Technology Officer. Thank you, thank you very much, thank, thank, you. thank you very much. Big honor, big honor for us. Allora, benvenuti a tutti. Welcome everybody. Uh, come sapete, Lancia è il marchio delle belle auto italiane. Uh, le nostre radici sono italiane. Uh, è italiano il nostro approccio al Design. Giampiero, addirittura, è venuto a vivere in Italia. Uh, ripartiamo dall'Italia per il nostro rinascimento, ma la nostra vocazione è molto internazionale, no? proprio come i nostri ospiti di oggi. Quindi ora uh, parliamo in inglese. So let's to now. Diamo qualche secondo per chi vuole indossare le cuffie per la traduzione. Let's leave, uh, let's leave some time to wear the headsets. So now we are ready, we are ready to start our talk uh, on Lancia Values. No, on Lancia, on Lancia Future. So, first step, first value, uh, first pillar. It's our timeless design. So, uh, my first question is for you, Jean-Pierre, uh, from Venaria to Milano, from Lancia Pura Zero to that we loved, to Lancia Pura HP that we love even more. Uh, Jean-Pierre, tell us about this beautiful design evolution. Thank you, Luca. Lancia -Pura HPE embodies the principle of Lancia Pura design language. I'm talking about our new, timeless, emotional Italian design, which we want to be pure and. Nostro design uh, italiano che vogliamo sia pure radicale, come già nella Lancia Pura Zero. Il profilo richiama la purezza delle linee sinuose dell'Aurelia e della Flaminia in un dialogo continuo tra passato e futuro, classico e progressista. La scelta di ampie vetrature è unica nel settore del design automobilistico, dà più spazio alla luce naturale e più luminosità all'abitacolo. Sulla parte superiore del frontale troviamo il nuovo calice si tratta di una nuova reinterpretazione della storica griglia. Calandra lancia proiettata verso il futuro grazie a tre fasci di luce che creano un segno distintivo. Si tratta di una caratteristica esclusiva di lancia immediatamente riconoscibile. Sopra il calice spicca la nuova scritta lancia. Questi due elementi formano una firma che racchiude il nome del marchio e la proietta verso il suo futuro elettrico. Sul retro dell'auto troviamo invece le iconiche luci posteriori rotonde che ovviamente si ispirano all'anima più brutale e radicale del marchio con un richiamo alla leggendaria Stratos. Infine nella vista anteriore, la vista dall'alto permette di notare l'innovativo. Tetto circolare, si tratta di un elemento raffinato che fa riferimento alle forme geometriche originarie del design lancia e si sposa perfettamente con le linee eleganti e sensuali della fiancata, creando un dialogo tra esterno ed interni. Grazie, grazie Jean-Pierre. Affascinante, abbiamo visto l'esterno e adesso per parlare di interni o della sensazione di interni accoglienti come quelli di casa nostra, chiediamo qualcosa a Luca. Luca lancia e cassina. Com'è successo? Perché? Perché lancia? Mi chiedi, ma prima di tutto perché condividiamo molti valori. Siamo due aziende italiane che vantano un importante retaggio che rispettiamo profondamente coniugando traduzione e innovazione. Siamo entrambe rinomate per l'eccellenza produttiva e la qualità. Il desiderio di sperimentare ed essere precursori proponendo nuovi modi di pensare, nuovi linguaggi, nuove visioni e tutto questo oggi con un approccio più sostenibile. Crediamo anche entrambi come marchi nell'importanza del benessere e vogliamo costruire il futuro rappresentando nuovi stili di vita e anticipando anche laddove possibile i cambiamenti sociali. Fantastico. Lancia Cassina un secolo di storia per ognuno dei marchi, forti valori comuni. È stato bellissimo lavorare insieme, è una magnifica esperienza per noi. Ora mi piacerebbe sapere, Luca, quali sono le tendenze cui sta lavorando Cassina oggi? Beh, anche per noi è stata un'esperienza fantastica lavorare con voi. Comunque, oggi in Cassina si lavora sempre di più sulla nostra visione della casa ed è quello che stiamo condividendo con Lancia grazie a questa importante collaborazione, la nostra filosofia. La nostra visione rappresentata da D-Cassina Perspective, che grazie ad una collezione eclettica e variegata che copre gli ultimi 12 decenni, ci permette di combinare le nostre rinomate icone con i pezzi più innovativi che proponiamo ogni anno, proponendo atmosfere raffinate ed accoglienti che facciano sentirsi a casa. Cassina è sempre stata proiettata verso il futuro, all'avanguardia nel suo settore, progettando sempre il futuro senza mai perdere di vista il passato e questo per noi è fondamentale. Con quasi 100 anni di storia. La ricerca, lo sviluppo e l'innovazione per noi sono sempre stati fondamentali e oggi questo si traduce nel guidare l'azienda verso una maggiore sostenibilità. Prima di tutto i nostri prodotti sono tutti costruiti per durare nel tempo e questo a mio avviso è fondamentale, ma grazie alla ricerca di Cassina Lab, nata dalla collaborazione col Poly Design del Politecnico di Milano, Abbiamo realizzato anche passi importanti per adottare materiali circolari nei nostri prodotti, cercando di stimolare un cambiamento radicale nel nostro settore. Beh, siamo partiti come partner, ma adesso siamo diventati amici, vero? Come sai Luca, la sostenibilità è un tema fondamentale anche per noi. Abbiamo già annunciato che il 50% di tutto ciò che si potrà toccare a bordo della nuova Y sarà eco materiale e la lancia pura HPE raggiungerà addirittura un livello del 70% di materiali eco. E dato che questo è un argomento davvero interessante passiamo a Rossella, esperta di materiali. Rossella, Qual è l'orientamento di Lancia? Qual è il nostro modo di affrontare la sostenibilità? Beh, Luca, in Lancia la sostenibilità non è mai fine a se stessa, è un percorso guidato dai valori Lancia di italianità, eclettismo, tradizione del ridisegno e sensazione di casa. L'italianità è nelle nostre radici e lo dimostriamo il correndo a materiali fortemente legati al nostro territorio ed anche alla nostra cultura e poi cerchiamo di rendere il tutto ancora più lancia aggiungendo un pizzico di eclettismo italiano. L'eclettismo consiste nell'approccio italiano di mescolare stili diversi con disinvoltura e senza sforzo o anche di definire il gusto partendo da una gamma ampia e diversificata di fonti. Ripensiamo la tradizione lancia con materiali innovativi, riciclati, riciclabili, prodotti a loro volta con processi sostenibili. E trattandosi di lancia, l'obiettivo finale è quello di curarsi del cliente e farla sentire a casa. Solo per darvi un esempio pratico, rinasce il panno lancia. Il nuovo panno è un veluto eclettico, sostenibile. 100% di alta qualità, realizzato con fibre naturali e prodotto con un processo certificato a basse emissioni. Il colore che è stato scelto è un ocra acceso, ispirato alla storica lancia beta HPE. È un colore che illumina il tenue verde acqua degli interni, rendendo il tutto inconfondibilmente l'Ancia. Grazie Rossella. Tra l'altro la sostenibilità ci porta all'elettrificazione. Sappiamo che stiamo affrontando la transizione in Ancia con un piano coraggioso. Come ho detto la nuova Y sarà ibrida ed elettrica del 2024, dal 2026 lanceremo solo auto interamente BEV e a partire dal 2028 venderemo solo auto interamente BEV. È un piano ambizioso. Ned, qual è l'approccio di Stellantis all'elettrificazione? Grazie Luca, grazie ancora per avermi invitato oggi. Dunque, alla Stellantis abbiamo un approccio un po' diverso. Il nostro approccio è incentrato sul cliente. Guardiamo il cliente e diciamo ma cosa vuol fare il cliente? Che tipo di esperienza vorrebbe avere? E poi prendiamo tutta questa informazione e ci chiediamo anche come possiamo permettere ai brand, a voi, di creare dei veicoli che i clienti specifici vogliono guidare. Per cui guardiamo appunto la base, l'autonomia, il tempo di ricarica, l'accessibilità, la possibilità di scelta. E poi dal punto di vista dei brand ci diciamo bene come possiamo andare incontro a queste attese, come possiamo superarle. Uh, permettendo a voi dei brand di esprimere il vostro DNA nelle vostre piattaforme soddisfacendo quelli che sono i desideri dei vostri clienti lancia per cui abbiamo deciso di uh, creare una piattaforma nativa Bev Bev by design accompagnata da tre moduli di propulsione elettrica e la propulsione elettrica si basa su due tipi di chimica per le celle delle batterie una che offre maggiori prestazioni e l'altra che è più accessibile e queste combinazioni permettono a tutte le piattaforme soprattutto per il brand lancia a tutte le piattaforme di creare il tipo di uh, veicolo ed anche il tipo di uh, esperienza Ricercato dal cliente Lancia in questo caso. Per cui abbiamo eh, le diverse piattaforme: abbiamo la Stella Small per soluzioni efficienti di mobilità urbana, poi abbiamo la Stella Medium per i veicoli premium come voi, le Lancia, poi la Stella Large per i veicoli prestazionali, i SUV, e poi Stella Frame per i veicoli eh, commerciali, grandi pick up, per esempio. Noi Miriamo ad essere best in class in praticamente tutto quello che facciamo, anche per la piattaforma Stella Medium. Le piattaforme saranno tali da poter offrire ai vostri clienti tutto quello che è best in class. I nostri modelli offriranno fino a 800 km di autonomia, efficienza, best in segment. Per me è molto importante ottenere un valore di efficienza per chilometro, Allora adesso siamo, abbiamo 100 chilometri per 12 kWh, e questo è lo stato dell'arte oggi, però spero di avvicinarmi di più a qualcosa di migliore. E poi la rapidità di ricarica. Molti di questi veicoli elettrici uno li porta in autostrada e ci sono file e file di vetture che sono presso le postazioni di ricarica, per cui anche lì vogliamo arrivare ad una ricarica di 15 minuti. E Cerchiamo di lavorare appunto su questi aspetti per avere la massima efficienza possibile. Davvero ambizioso, ma in parole povere, Ned, in parole molto povere, Ned, tutto questo cosa comporta per il futuro della Lancia? Ottima domanda. Per i clienti Lancia, sappiamo che i clienti Lancia cercano l'eleganza italiana senza tempo, l'innovazione, il confort, un'esperienza a bordo comoda e piacevole e cercano anche il benessere italiano nelle loro auto, come ha detto Rossella. Il Rinascimento ovviamente è una parte della storia italiana. Il rinascimento della lancia parte dall'Italia. Comunque sicuramente le future lance sono concepite per essere adatte non solo a clienti italiani ma per tutti i clienti europei. Sono Vetture compatte, agili, piacevoli da guidare. Ed ecco perché la piattaforma Stella Medium è ideale per la Lancia, perché è una piattaforma che offre tutto questo. Sì, hai proprio ragione. La Stella Medium sarà la piattaforma centrale per Stellanti, sarà importante anche per Lancia. E indovinate un po'. È per questo motivo che Gamma e Delta saranno sviluppate proprio su questa piattaforma. Questo è molto importante per noi, quindi Ned, quello che stai facendo è importantissimo per queste due auto future. Ned, come vedi queste due auto sulla piattaforma Stella Medium? Ma è una piattaforma, la Stella Medium, che sarà l'abbinamento perfetto per lancia perché è flessibile, efficiente. Ed è molto competitiva in termini di costi, è una vettura che ha degli sbalzi, eh, dei passi modulari, per cui appunto essendo flessibile, ci permette di usarla per modelli molto diversi nei segmenti premium del T gamma, per esempio. Dal punto di vista dell'efficienza, dato che si tratta di una piattaforma nativa Bev, è sia leggera che rigida per il massimo comfort, ma anche per il divertimento di guida. ed è una piattaforma che permette di adottare sia la trazione anteriore che quella integrale e poi è competitiva perché si tratta di un progetto globale Prodotto in diversi stabilimenti in tutto il mondo. Abbiamo già annunciato che lo Stella Medium verrà prodotto in Italia, a Melfi, in Francia, a Sochaux e in Germania, ad Eisenach. E oltre a tutto questo, la piattaforma Stella Medium è perfetta per l'ancia perché offrirà un'autonomia, un tempo di ricarica e un'efficienza ai vertici della categoria. Da 500 a oltre 700 chilometri di autonomia, come ho detto prima, e per le applicazioni future eh, potremmo ottenere un consumo energetico ancora migliore, inferiore a 10 kWh per 100 km, oltre a tempi di ricarica rapidissimi, dal 20 all'80% in meno di 15 minuti. Sì, sicuramente sarà fondamentale per noi. Grazie, grazie Ned. Ci hai detto tante cose, molte cose molto interessanti. Vedo di raccapitolare un attimo. Allora, la nostra visione è al 100% elettrica con un'autonomia di oltre 700 km, con un consumo energetico davvero ridotto, meno di 10 minuti di tempo di ricarica, cosa importantissima, come ha spiegato Ned, è un design molto efficiente. Per cui parlando di design, torniamo un attimo a Jean-Pierre. L'elettrificazione sta cambiando anche il modo in cui progettiamo le nostre auto, vero? Vero eh, Jean-Pierre? Sì, è proprio così. L'elettrificazione ci spinge a creare auto ancora più efficienti. Qui si parla di design efficiente secondo Lancia e la Lancia pura HPN è un ottimo esempio. Forme aerodinamiche, posteriore fastback davvero dotata di tante soluzioni aerodinamiche come l'aerodinamica attiva frontale e laterale, specchietti digitali sottili, le ruote aereo e la piastra sottoscocca aerea. Chiarissimo, chiarissimo Jean Pierre. Vedete che il profilo di Lancia Pura HP è progettata proprio per l'efficienza, proprio come lo saranno tutte le lancia del futuro. Abbiamo parlato degli esterni e cosa dire degli interni? Ebbene, le piattaforme elettriche creano molto più spazio all'interno dell'apidacolo. Tutto a vantaggio del confort e grazie a questo spazio in più possiamo immaginare una lancia come una bella casa italiana, elegante, confortevole. L'ispirazione dell'arredamento italiano è evidente nei sedili anteriori che sono realizzati come due poltrone individuali coniche. Il linguaggio progettuale di semplici forme geometriche si esprime nella console centrale e anche nella plancia che nasce da un unico iconico elemento circolare in vetro che collega l'interno all'esterno. Sull'unotto posteriore troviamo una nuova interpretazione delle veneziane, cioè la soluzione parasole della lancia Beta HPE che già conoscete. Il tutto esprime il concetto di home feeling, di sentirsi a casa, le calde atmosfere che si respirano nelle case italiane. Nel complesso, gli interni della lancia Pura HPE sono uno spazio eclettico da vivere. Jean-Pierre, mi piace tantissimo quando parli di home feeling, di well being, sono parole lancia, per cui parlando di questo, forse ti ricordi uno dei nostri primi incontri al centro stile, te lo ricordi Luca? Ci siamo detti cerchiamo di unire l'automotive e l'arredamento. Per creare un interno in cui si abbia davvero la sensazione di trovarsi in una bella casa italiana. Te lo ricordi anche tu? Altro che. Sì, abbiamo avuto delle discussioni lunghissime in merito. Cassina ha sempre saputo dialogare con settori diversi per generare nuove idee e sviluppare collaborazioni finalizzate a promuovere la cultura del design. Il fatto di essere qui oggi è l'esempio perfetto di come stiamo estendendo la nostra visione anche al mondo automotive. Insieme a Lancia abbiamo sviluppato alcuni elementi di arredo che definiscono l'anima di una casa e sono stati trasferiti al concept Lancia. In particolare, abbiamo la centralità dei mobili comodi nella zona giorno di una casa e questo ci ha portato a formulare considerazioni importanti riguardo ai sedili della concept car. La nostra ispirazione è nata dall'iconico modello della poltrona Maralunga di Vicco Magistretti, eh, prodotto dal designer per Cassina, un capolavoro che quest'anno compie addirittura 50 anni. È una poltrona, è un divano che unisce l'estremo confort a diverse possibilità di seduto, qualcosa di molto eclettico. E poi, All'interno del design abbiamo anche un coffee table, un tavolino. È un tocco unico. È la prima volta che un mobile multifunzionale crea un senso di spazio, ma anche di organizzazione dello spazio. Il rimane un qualcosa che troviamo in tutte le nostre case. E poi abbiamo anche. Voluto il calore del tappeto, come in una casa: il tappeto crea un senso di morbidezza, di cocune, avvolgimento, e non ultimo l'importanza. Ne abbiamo parlato tante volte l'importanza dei colori, della struttura dei materiali, elementi che per Cassina sono fondamentali nella creazione di qualsiasi spazio abitativo e ora è un qualcosa che entra a far parte anche del nuovo design degli interni Lancia. Come Luca ha appena detto, i materiali svolgono un ruolo importante per le sensazioni che vogliamo far percepire ai nostri clienti. Per cui torniamo da Rossella, l'esperta, cosa ne pensi? Sono assolutamente d'accordo Luca, i materiali hanno un ruolo, un ruolo fondamentale. Abbiamo anche creato, addirittura creato una nuova parola per definire questo approccio ai materiali lancia e lo chiamiamo sustainability l'essenza dello stile italiano legata alla sostenibilità e ai valori lancia. Vediamo qualche esempio se vuoi. Il tavolino, il coffee table a cui si riferiva Luca è stato progettato con un elegante ed eclettico accettato di cellulosa. Una formula specifica che si chiama Acetate Renew che è totalmente sostenibile. È un materiale, se per certi versi, è l'archetipo della contaminazione tra l'automotive, la moda e il design di interni. La sua bellezza è proprio quella di trasmettere un mix complessivo di stili, colori, effetti e grafismi in un unico materiale preservando però al contempo la leggerezza e la trasparenza. E poi, per quanto riguarda i pannelli, porta, ci parlano proprio di italianità, di un materiale simbolo del Made in Italy, cioè il marmo. Sono stati rivestiti questi pannelli con un nuovo materiale biobase di nuova generazione, con un 50% di polvere di marmo spalmato su uno strato di tessuto riciclato. Si chiama marmor. Marmor significa marmo e mor significa una nuova e diversa percezione del marmo stesso, che da pesante e statico diventa leggero e indossabile. Poi abbiamo il ripiano posteriore che incornicia i sedili posteriori con un intarsio di legno eclettico, caldo e contemporaneo, realizzato con scarti di legni sapientemente lavorati artigianalmente da un ebanista. Nell'ambito di questa sensazione di casa, Lancia Pura HPE introduce il protagonismo del tappeto, che avvolge e valorizza lo spazio interno con la sua singolare forma, singolare, scusate, singolare forma circolare, l'effetto 3D scolpito e le sfumature di color verde acqua degradante. Il tappeto è un'opera d'arte realizzata a mano, senza scarti, in lana naturale, tutto racchiuso in un caldo e confortevole velvety Renewbook, vellutato e non conciato al cromo, realizzato in Italia da una filiera certificata. A questo punto, Ned, dici qual è il ruolo della tecnologia nel garantire a bordo una vera esperienza lancia ai nostri clienti? Ma, eh, Sto apprezzando molto quello che sto ascoltando perché immaginate se riempissimo il nostro modello di schermi, cosa che si fa molto nelle macchine oggi, troppa complessità. La tecnologia ci sta aiutando a ridefinire le auto, il modo in cui le viviamo. Le auto sono diventate molto di più che semplici auto, chiaramente ci portano dal punto A al punto B. Però c'è molto di più che non solo il guidare da un posto all'altro. Eh, ci aspettiamo di essere connessi in ogni momento. E questi dispositivi che abbiamo in tasca ci conoscono molto di più di quanto non ci conoscono i nostri mariti e le nostre mogli. Sicuramente le nostre macchine impareranno le nostre preferenze, per cui in un ambiente del genere è come avere un amico che ti conosce. La tecnologia permette di creare questo tipo di esperienze. Il nostro obiettivo, in fondo, è quello di creare uh, delle cose. Gradevoli, piacevoli per i nostri clienti, gli spazi i materiali. Dobbiamo creare una sorta di amore intuitivo per la nostra vettura e la tecnologia ci permette questo tipo di rapporto, di connessione tra il cliente e la sua vettura. Quando Pensiamo a quello che fanno i clienti nelle loro macchine. Storicamente il settore automotive ha fatto troppo, ha caricato tecnologia su tecnologia. Senza pensare a cosa fanno le persone con le loro macchine. Oggi cosa fanno? Guidano, parlano, navigano verso una destinazione, parlano al telefono, configurano la loro vetture e poi vogliono essere intrattenuti, vogliono magari delle informazioni, vogliono produrre se necessario. Per cui. Stiamo cercando di andare un po' a ritroso, rendendo la tecnologia molto semplice, molto diretta. E voi eh, ne fate una lancia in modo da fidelizzare i clienti eh, lancia al loro brand. Per cui i clienti eh, lancia si aspettano di essere accolti in una bella casa italiana quando salgono sulla loro auto. Tutto quello di cui ha parlato Luca, l'ambiente che sia accogliente, una bella poltrona, l'ambiente ha una temperatura ideale, il sistema di diffusione audio riproduce la propria musica preferita, ci si aspetta che sia tutto semplice ma non è più niente semplice nelle nostre macchine ci dimentichiamo addirittura dove accendere e spegnere la radio perché è tutto così complesso nelle vetture di oggi invece noi renderemo le cose semplici per i nostri clienti lancia non è facile perché rendere le cose semplici è difficile prendiamo un iPhone un iPhone è un dispositivo complesso però sembra facile e noi come riusciremo a fare la stessa cosa è quello che vogliamo ottenere. Abbiamo questi diversi livelli, strati, abbiamo una piattaforma molto potente, come vi ho detto una forte combinazione tra hardware e software e questa piattaforma è quello che abbiamo chiamato Stella Brain. La Stella Brain ci permette di eh, aggiungere componenti, eh, c'è Stella Autodrive eh, con eh, Diversi livelli di sicurezza di eh, guida autonoma, Stella Autodrive Autopilot, e poi eh, è la Stella Smart Cockpit. È qui che si verifica la magia che trasforma il veicolo in uno spazio interattivo personale, o se preferite in un vero e proprio salotto contemporaneo di lancia. La magia sta proprio in questa semplicità. Si parla della semplicità degli spazi, la visibilità, l'interazione con la tecnologia. Oggi non c'è nulla di semplice, ma con la nostra Stella smart cockpit sarà tutto semplice. Si utilizza il tatto, la voce, lo sguardo, i gesti. Nulla che richiede un click verrà approvato dal nostro uh, team. Per cui immaginatevi pure che la lancia in futuro praticamente sentirà il vostro umore, lo riconoscerà, saprà impostare la musica sulla base di quello che stavate ascoltando uh, in casa. Ascoltate un brano contemporaneo uh, a casa. Uh, e continuate a sentire la stessa cosa quando salite in macchina. E qui tutto questo è ancora molto di più, uh, fa parte del futuro. Io quando torno a casa probabilmente ho un 10% del tempo che è speso a controllare che la porta del garage sia chiusa, questo non sarà più necessario. Sì, noi eh, in Ancia vogliamo offrire un'esperienza di tecnologia che non richiede impegno, come pensi di poterci supportare in questa quest ambizione? Beh, le piattaforme che stiamo preparando per l'Ancia e Stellantis eh, saranno proprio senza sforzi, e per voi permetteranno a Lancia di esprimere appieno la sua identità, la sua essenza. Inoltre, Lancia sarà il primo dei nostri marchi a introdurre alcune innovazioni legate all'intelligenza artificiale che ridefiniranno l'esperienza a bordo dei nostri veicoli. Per, es per esempio, eh, ci sono la tecnologia chameleon and tape, vero? Parlane tu un attimo, Luca. È giusto Ned, in lancia lo chiamiamo sala. Sala sta per salotto, ma anche per Sound Air Light Augmentation. Sala. E sulla Lancia pura HPE, sala è in grado di percepire l'ambiente esterno e di reagire in base alle esigenze dei clienti regolando automaticamente suono, aria e illuminazione ambientale scegliendo tra milioni di possibili impostazioni. Sulla nuova Y sala a partire dal 2024 sala permetterà esattamente la stessa cosa con la semplice pressione di un pulsante o col suono della voce. Cosa c'è che si possa definire come richiedente meno sforza. Per cui, grazie. Eh, siamo arrivati alla fine del nostro viaggio oggi, perlomeno finora, ci sono ancora tante cose che faremo insieme. Un viaggio incredibile per l'Ancia. Grazie a voi, a Rossella, Jean-Pierre, Ned, Luca. Grazie per essere stati con noi oggi. È stato davvero fantastico. Grazie. Interessante, grazie a tutti, davvero uh, un grandissimo supporto da parte vostra e da parte dei vostri team e delle vostre persone. Allora direi torniamo a parlare italiano, no? visto che se ne sono andati tutti. Um, allora come avete visto eh, facciamo sul serio, eh? facciamo in lancia, facciamo sul serio. Uh, tanto lavoro, uh, ma anche Tante belle emozioni. Sono emozioni che vogliamo portare nel nostro cuore. Per noi saranno dei ricordi meravigliosi. Rilanciare il brand Lancia, no? riportare il brand Lancia ai grandi fasti, portarlo a un posizionamento premium, lanciare un prodotto dopo l'altro. Questo è un momento che vogliamo portare nel cuore. Quindi abbiamo raccolto tutte queste emozioni in un video. È un documentario, è un cortometraggio che abbiamo dedicato alla nascita di Lancia Pura eh, HPE. E allora vediamo un piccolo trailer insieme. Lancia Pura HP è una vera dichiarazione di intenti. il nostro manifesto di design. Estremamente estremamente simple, radicale così. Evocando alla fois la pureté di Aurelia. Abbiamo voluto una vettura che sia in grado di rappresentare la filosofia del Rinascimento Lancia. Interni, ci siamo ispirati al mondo del design italiano e abbiamo ritrovato in cassina i nostri stessi valori abbiamo creato degli spazi più dinamici, degli spazi meno automobilistici, una sensazione più di una casa da vivere che di una normale vettura. Il manifesto di innovazione, di tecnologia, di elettrificazione è la sintesi del nostro piano per i prossimi dieci anni. ha po' nel cuore eh? allora prossimo appuntamento come sempre no? ci, la prossima volta che ci vediamo eh, dal 17 al 23 aprile eh, settimana prossima durante la Design Week eh, qui a Milano Lancia Pura HPE sarà in Via Durini in una bellissima esposizione insieme a Cassina davanti al bellissimo showroom di Cassina insieme Lancia Pura HPE con Cassina saranno protagonisti di tanti eventi Uh, sarà l'occasione di ospitarvi ancora, di ospitare insieme, di ospitare amici, uh, di ospitare appassionati, di ospitare tutti quelli che vorranno vedere e toccare la vettura, quindi uh, vi ringrazio, vi ringrazio tutti, come sapete è sempre un grande piacere per me incontrarvi, aggiornarvi e darvi appuntamento alla prossima volta. Uh, chiederei a tutto il team di venire qua perché senza di loro tutto questo eh, non ci sarebbe quindi chiederei a tutti di venire qua con me in modo da potervi salutare tutti insieme eh? non siamo poi tanti eh? siamo, siamo un po', non siamo tantissimi esatto. ce la fate una bella foto Grazie a tutti, grazie, arrivederci, buon weekend. Eh.